Polemica a distanza fra il parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle Corrao e l'amministrazione regionale. L'accusa che Corrao muove nei confronti del governo regionale è quello di non essere stato attento alle opportunità che l'Europa offriva sul piano degli investimenti in agricoltura, al punto che 400 aziende siciliane corrono il serio rischio di saltare per aria. Perché? Perché la regione non ha sfruttato opportunità importanti dal punto di vista economico e degli investimenti. Li riassume tutti in questa dichiarazione rilasciata al nostro giornale, intervistato da Sonia Iacono. Bene, stiamo parlando del PSR 2007-2013, in cui stiamo perdendo, perché di fatto domani li perderemo, circa 100 milioni di euro, che sarebbero potuti, cioè, che si sarebbe potuta chiedere una proroga dei termini, perché in Sicilia ci sono state varie calamità naturali, e noi avevamo chiesto, io nel mio ufficio di europarlamentare, avevo chiesto alla Commissione europea se per la Sicilia ci fossero i presupposti. Ho ricevuto una risposta positiva da parte della Commissione, però che mi ha anche detto, però non sei tu a poter chiedere la proroga di questi fondi, ma deve essere il governo nazionale sotto spinta del governo regionale. Quindi la cosa che io ho fatto è stata subito informare l'assessore regionale all'agricoltura, che era appena stato nominato, l'assessore Cracolici, e mandare una lettera sia al governo regionale che nazionale, sollecitandoli a chiedere questa proroga. L'atteggiamento del governo regionale è un atteggiamento del tutto inspiegabile, perché da parte loro non c'è stata neanche una richiesta. Ora io capisco che poteva essere anche difficile, che magari non l'avremmo ottenuta, ma il motivo per cui neanche ci si è provato è davvero inspiegabile. D'altro canto andavano in giro a promuovere il PSR del periodo 2014-2020, quindi il nuovo, parlando delle opportunità per il futuro. Quindi la domanda che io mi faccio, ma da parte di una componente politica, da parte di un'amministrazione, un governo che non riesce neanche a richiedere che siano applicate le misure precedenti, con quale faccia e con quale possibilità si può pensare di andare a governare quelle future? Quindi questo è stato l'ennesimo esempio di un governo fallimentare e di risorse che sono sottratte ai siciliani, che poi chi ne fa le spese sono quelle 400 aziende agricole che rischiano di chiudere o comunque gli agricoltori siciliani a cui sono sottratte le possibilità. Speriamo che quanto prima finisca questa tragedia di governo e si dia un'amministrazione ai siciliani, al Movimento 5 Stelle, che potrà agire con le mani libere e cercare di programmare le cose in maniera intelligente.